Allora Mario, come dicevamo, iniziamo dal calcio di Serie D, partiamo dalla Fidelisandria e dal suo presidente. Eh sì, perché in collegamento telefonico abbiamo Aldo Rosselli, dirigente di riferimento dell'Andria, che innanzitutto saluto e ringrazio per la disponibilità. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi tutti, grazie a voi. Parto da una importante novità, o soprattutto chiedendoti un parere sulla ripresa dei campionati e sulle sue eventuali conclusioni per quanto riguarda la stagione agonistica. Qual è il tuo pensiero, Presidente? Ma il mio pensiero è quello che ho esternato anche ieri in un'intervista sulla Gazzetta. In questo momento sì, io faccio personalmente fatica a parlare di calcio, quindi di sport, di fronte alla tragedia che stiamo vivendo e che sta colpendo anche persone a noi vicine. Quindi io direi in questo momento la cosa più importante per noi è sconfiggere e vincere la partita della vita, la partita contro questo maledetto virus. Poi la cosa che mi viene da dire, leggendo anche, vedendo anche, sentendo i pareri, insomma, no, di addetti ai lavori, di altri presidenti, altre situazioni anche in categorie diverse dalla nostra, niente, io faccio fatica oggi a poter pensare a una ripresa senza pensare all'aspetto fondamentale della sicurezza. Il Premier, il Presidente del Consiglio, ha parlato di una fine fase 1 e poi un inizio di una fase 2 nella quale noi dovremmo imparare a convivere con questo maledetto virus. E io mi chiedo quali saranno tutti gli elementi, tutte le condizioni di sicurezza che saranno richieste per mettere, ovviamente per rendere sicuri tutti noi, tutti i ragazzi, i calciatori, gli atleti, lo staff, le persone, cioè, tutto il mondo che gravita intorno al nostro sport. Quindi bisognerà vedere un attimo quali saranno le indicazioni. Tra l'altro io sono più propenso a una interruzione per un semplice motivo, perché vedo assai dura oggi, conoscendo un po' tutti, gli impianti sportivi, io mi riferisco in particolare a quelli che io, visitato, a quelli a cui sono andato, in occasione delle partite del nostro campionato. Insomma, ci sono impianti abbastanza storici e quindi faccio fatica a pensare alla messa in sicurezza di certe situazioni. Ripeto, per quanto mi riguarda, io devo cautelare sicuramente quella che è la salute dei nostri tesserati e lo farò fino in fondo. Poi ovviamente non sono né io né qualche altro presidente che può prendere le decisioni del caso, ci rimettiamo. Le decisioni a quelle che saranno prese dalla Lega Nazionale Dilettanti, di cui ovviamente tutti quanti ci fidiamo. È stato bene, Presidente, a sottolineare l'importanza della sicurezza degli atleti. Diventa complicato poi magari garantirlo, soprattutto per quanto concerne le società del panorama dilettantistico. Sei per una cristallizzazione della classifica senza disputare playoff e playout? Allora, questa è una domanda alla quale io non mi sento di rispondere, perché qualsiasi possa essere la risposta, finiremo per scontentare qualcuno rispetto a qualcun altro e viceversa. Io dico che secondo me in questo momento parlare di ripresa, ripresa dell'agonistica, quindi delle attività, mi sembra veramente, come devo dire, no? Passatemi il termine, un insulto a quanto, o perlomeno un non rispetto di quello che sta accadendo alle persone tutte e quindi anche alle nostre persone più vicine. Dopodiché io sono sicuro che laddove la Lega dovesse riconoscere l'impossibilità di poter adeguare, di poter mettere tutte le società dilettantistiche in condizioni di rispettare i criteri di sicurezza che verranno determinati, troveranno la soluzione per cercare di in qualche modo di salvaguardare gli investimenti che sono stati fatti. Io, se non ricordo male, qualche anno fa, insomma, c'è stata anche la possibilità, fu deliberato il fatto di aumentare anche il numero di squadre, nei gironi. Quindi io oggi non mi avventuro sicuramente in quella che può essere una soluzione, perché insomma non spetta a me farlo. Poi, se la Lega riterrà, io me lo auguro anche, no? Sentire il parere di noi presidenti, sicuramente io mi renderò disponibile per dire la mia, ma oggi non preferisco, non mi sento di
dire qual è il modo per o le modalità o la soluzione per chiudere questo campionato. Quello che posso dire oggi con estrema trasparenza, e lo dico veramente col cuore, oggi io non riesco a immaginare una ripresa delle attività stante la situazione odierna. Non vedo spiragli a breve. Sento parlare di un tour de force, di partite. Io me lo auguro che questo possa succedere. L'importante è che però che tutto si svolga all'interno di criteri di sicurezza oggettivi. Sicurezza oggettivi. Perché le società di calcio, le società dilettantistiche, hanno già i loro problemi, no? Perché ovviamente quello che sta succedendo ricade, no, sulle spalle delle società. Quindi già ci ha detto Gravina, il presidente della FIGC, 3.000 realtà dilettantistiche rischiano di sparire. Come hai accolto queste parole? Tra l'altro, come immagini il futuro della Fidelis? Mario, ma è inevitabile, perché voglio dire, qui non c'è un problema a caso. Qui il coronavirus ha innanzitutto toccato il tessuto sociale, il tessuto economico nazionale. Quindi ovviamente io penso al presidente che è proprietario di un'azienda o di più aziende, che in questo momento sta soffrendo per la sua azienda, per i suoi dipendenti, per il suo fatturato. Un domani che cosa deve dare maggiore priorità, no? A far partire la squadra che lui sta, di cui lui è il presidente, che sta finanziando, o garantire le retribuzioni ai suoi dipendenti, far ripartire la sua azienda? È un fatto normale, un fatto scontato. E di questo credo che, insomma, già il presidente Sibilia lo ha già accennato in tante sue interviste. Quindi la situazione è molto complicata. Però ecco, io invito tutti, ma veramente invito tutti, nessuno escluso, tutti gli addetti ai lavori, a mettere al primo posto il concetto di vita, il concetto di salute. Oggi prima deve partire l'Italia, poi possono partire tutte le altre cose, ivi compreso lo sport, ivi compreso il calcio, ma prima deve partire l'Italia. Come si fa a far partire un calcio se non parte l'Italia? Parole assolutamente condivisibili. Grazie ad Aldo Roselli, presidente della Fidelis Andria. Ci aggiorniamo naturalmente nei prossimi giorni.